torniamo al nostro amico musicista che avevamo lasciato alle prese con un brano nel quale lui vedeva dei bemolli o dei diesis all'inizio dello spartito e del quale lui voleva andare a conoscere la tonalità. Avevamo visto un metodo un po' sperimentale, ma non dei più semplici. Adesso, con le poche informazioni che abbiamo iniziato a mettere insieme riguardo al circolo delle quinte, possiamo già dare una risposta al nostro amico musicista in modo molto più rapido. Ipotizziamo che il nostro musicista abbia dei diesis all'inizio del suo spartito. Tre diesis. In realtà non ci interessa neanche sapere quali sono questi diesis, anche perché vedremo poi che se i diesis sono tre, sono sempre gli stessi, non possono essere tre note a caso. I diesis compaiono con un ordine ben preciso nella musica classica. Quindi, se ci sono tre diesis, saranno sicuramente Fa, Do e Sol, ma a noi questo in realtà non interessa molto, perché quello che ci dice la presenza di questi tre diesis è che noi abbiamo fatto tre passi nella direzione delle quinte ascendenti del nostro circolo delle quinte. Quindi attenti bene, tre diesis, noi possiamo subito dire in quale tonalità ci troveremo. Do maggiore, 0 diesis. Tutte note naturali, tutte note bianche. Inizio a salire. Do, Re, Mi, Fa, Sol. Sol, abbiamo già visto la prima tonalità del mio circolo delle quinte in direzione ascendente a un diesis. Procedo. Sol, La, Si, Do, Re. La seconda tonalità sarà Re e avrà due diesis. Non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo. Re, ricordiamoci sempre che la nota di partenza è il mio primo gradino, non dimentichiamola. Re, Mi, Fa, Sol, La. Se io ho tre diesis, sarò in tonalità di La maggiore. Posso anche non conoscere il nome o la sequenza con cui compaiono i diesis. Basta saperli contare. Ed ecco che ho trovato la mia tonalità. Per quanto riguarda i bemolli, il principio è identico con una piccola accortezza. Perché? Perché quando io seguo la mia scala discendente, abbiamo visto che come prima tonalità incontro il Fa. Do, Si, La, Sol, Fa. Ora, la tonalità di Fa mette il suo primo bemolle. E questo primo bemolle, e questa è un'informazione importante, è il Si bemolle appunto. Ora attenti bene, cosa succede quando io procedo lungo questa strada? Dal Fa scendo di 5, Fa, Mi, Re, Do, Si. Sarò in tonalità di Si, ma com'è il Si? Bemolle. E via così, perché a ogni bemolle, a ogni nuova tonalità, aggiungo un bemolle e quel bemolle sarà proprio il titolare, il capostipite della tonalità che segue, perché quando io sono in tonalità di Si bemolle e ho due bemolli, il primo è il Si stesso e il secondo è il Mi bemolle. Poi capiremo perché. Il secondo è il Mi bemolle, guardate un po' cosa succede, ormai l'avrete capito. Se io da Si scendo di una quinta, Si, La, Sol, Fa, Mi. Quindi la terza tonalità in discesa sarà proprio il Mi, ma il Mi com'è? Bemolle. Quindi, mentre nella tonalità delle quinte ascendenti, nella successione delle tonalità delle quinte ascendenti, io posso procedere serenamente senza farmi tante domande, in quella delle quinte discendenti devo ricordare che dopo il Fa le mie note diventano subito alterate, diventano subito delle note con bemolle. Quindi avrò il Fa, poi subito Si bemolle, Mi bemolle. Questo è molto importante.